Oggetto 41, interroga la consigliera Porzi, risponde l'assessore Coletto. Ospedale di Assisi, chiusura delle chirurgie progressive e potenziamento. Poi andiamo con l'ordine normale. Prego, consigliera Porzi. Grazie Presidente, torniamo sul tema degli ospedali, come veramente ormai un appuntamento quasi immancabile in ogni consiglio. E lo facciamo partendo con il ricordare la deliberazione 149 dell'11 maggio 2021 che questa Assemblea ha votato all'unanimità, con la quale impegnavamo la Giunta a definire all'interno del piano sanitario regionale un progetto di valorizzazione e potenziamento dell'ospedale di Assisi. Questo in considerazione del ruolo strategico che riveste e per la rilevanza nazionale che questa città ha per il posto in cui è ubicato, in termini sia di presenze turistiche, sia del numero ragguardevole di utenti a cui deve prestare il servizio sanitario per il comprensorio che, diciamo così, investe. Si impegnava inoltre a valutare con attenzione gli eventuali investimenti nell'attività del nosocomio, il potenziale di mobilità attiva extraregionale che avrebbe apportato benefici anche al bilancio regionale. E quindi, contrariamente, diciamo così, alle rassicurazioni e direi anche a qualche proclama che questa Giunta aveva assunto, si è proceduto alla chiusura della chirurgia dell'ospedale, arrecando un grave danno ai cittadini, ma arrecando anche, come sappiamo, un appesantimento delle attività che poi si sono dovute rivolgere in ospedali attrezzati per questo tipo di attività su cui tutta la popolazione si sta riversando. In considerazione del fatto che la Giunta, contraddicendo anche quanto aveva affermato il mio collega qui, Pastorelli, no? Che si era speso anche per veicolare questo operato, questo impegno preso, che ad oggi circa 60.000 cittadini di questo comprensorio e tutti i turisti che insistono in questo distretto territoriale molto importante per la nostra regione, si trovano del tutto sprovvisti dei servizi dell'ospedale che nei fatti si è svuotato in questi ultimi mesi. Considerato inoltre che nella deliberazione, sempre quella la numero 149 del maggio 2021, si affermava che si potevano migliorare e potenziare notevolmente alcuni servizi già erogati dall'ospedale, rafforzandoli, e che si sarebbe proceduto in questo senso, diciamo, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, visto che a difesa di questo ospedale, proprio in virtù della chiusura della chirurgia a cui facevo riferimento prima, si è schierata sia l'amministrazione comunale che molti cittadini che si sono costituiti in un comitato per cercare di far valere le proprie ragioni, che l'intero territorio degli Assisi si sta opponendo con fermezza allo smantellamento ormai in atto. Ci sono situazioni che testimoniano fattivamente come questa struttura sia non più funzionante, non c'è più neanche un servizio bar all'interno dello stesso. Ecco, in conseguenza di quella che noi da tempo diciamo che è una strategia, voi la state smentendo solo a parole, in quanto ci state rispondendo volta su volta che non c'è nessuna volontà di favorire la privatizzazione, ma di fatto questo è quello che noi registriamo quotidianamente. Ecco, premesso tutto ciò, l'interrogazione vuole chiedere all'assessore Coletto perché c'è stata, diciamo, questa risposta, perché si è disatteso un po' quanto con la deliberazione del maggio 21 avevamo tutti votato in maniera molto, diciamo, convinta. Quali sono i progetti che la Giunta ha presentato al Governo per questo particolare presidio e come intende intervenire per la immediata, mi auguro, riapertura dell'ospedale di Assisi? E inoltre, come intende potenziare questo ospedale che, voglio ricordare, nel corso degli anni ha provato veramente a resistere rispetto a quello che è stato, diciamo, uno smantellamento progressivo legato anche alle norme che più volte lei ci ha ricordato. Io le ricordo che si è provato a resistere
a quello smantellamento che i numeri impietosi del quadro nazionale nel quale ci muovevamo e della nostra realtà, ecco, ci ha in qualche maniera visti protagonisti. Considerato che c'è un quadro totalmente cambiato per quello che significa la considerazione della sanità, ecco, mi auguro di sentire da lei delle risposte rassicuranti per questo territorio come per tutta la sanità dell'Umbria. Grazie. Grazie Presidente. Allora mi sento di rassicurare da subito, in considerazione del fatto che a 360 gradi l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha votato un documento, a partire dal consigliere Pastorelli per finire al PD, dove si sosteneva appunto il plesso ospedaliero di Assisi. Ciò detto, la risposta può essere noiosa, sicuramente, ma a seguito della DGR 1371 del 31 dicembre del 2021, la disposizione del commissario Covid relativa alla disponibilità di posti letto Covid dal 4-1 del 22 si è dato corso alla rimodulazione delle attività mediche e chirurgiche programmate del livello 1 e del livello 2 in base alle capacità organizzative e funzionali dei singoli ospedali, conseguentemente ai provvedimenti adottati per garantire l'attivazione di 30 posti letto Covid all'ospedale Città di Castello, 14 posti letto Covid all'ospedale Lupio Gualdo, 24 posti letto Covid all'ospedale della Media Valle del Tevere e l'apertura dell'RSA Covid Seppini. La rimodulazione delle attività chirurgiche ha comportato esclusivamente la temporanea sospensione della programmazione degli interventi presso gli ospedali di Umberti, Assisi e Castiglione del Lago, che erano previsti dal giorno 10 gennaio del 2022 fino alla riattivazione modulare che avverrà per l'ospedale di Assisi dal giorno 9 febbraio del 2022, quindi prossimamente riapriremo appunto una sala operatoria attiva fino al 28 febbraio, con il ripristino della regolare attività dal 1 marzo del 2022, sempre Covid permettendo, perché non sappiamo esattamente come si sta comportando la curva dell'infezione. Si fa inoltre presente che gli interventi programmati con priorità più elevata sono comunque stati garantiti dall'equipe dei chirurghi ed anestesisti dell'ospedale di Assisi presso gli ospedali di Lupio Gualdo e della Media Valle del Tevere. Per quanto riguarda il personale infermieristico di supporto, si rappresenta che sono stati assunti 29 tra infermieri e OS e in uscita abbiamo avuto 8 fra infermieri e OS. Quindi, a saldo del distretto dell'ospedale di Assisi, sono attualmente presenti 19 infermieri e 2 operatori sanitari aggiuntivi rispetto alla dotazione organica originaria. I turnover sono stati tutti reintegrati, tranne un posto all'RSA e un posto all'ospedale, i quali saranno coperti con le stabilizzazioni in corso. Peraltro, per quanto riguarda la progettualità, PNRR e altri interventi che si vogliono fare, sicuramente la telemedicina collegata a quella che è l'intelligenza artificiale, che partirà in via sperimentale appena avremo gli ok per quanto riguarda appunto gli esiti attraverso l'intelligenza artificiale su radiografie e comunque trasmissioni via WhatsApp che riguardano l'oncologia nell'ambito senologico e le patologie della prostata. Ci stiamo attivando peraltro sempre con l'intelligenza artificiale in fase di sperimentazione per quella che è la radiologia e la cardiologia a domicilio. Partirà una sperimentazione anche in questo ambito governata nel distretto dell'Assisano e in particolare dall'ospedale di Assisi. Grazie. Ringrazio l'assessore Coletto che, rispondendo come ha fatto anche nelle scorse settimane, conferma quanto io avevo in qualche maniera annunciato e in qualche maniera denunciato, cioè questo smantellamento che purtroppo sta rendendo grandi difficoltà alle nostre comunità con un pronto soccorso
al quale non ci si può rivolgere perché sappiamo che poi non c'è la chirurgia che può prestare delle le prestazioni del caso, rende veramente ormai quasi impraticabile questo ospedale. Rispetto alla progettualità, ecco, lei ha parlato di telemedicina, di intelligenza artificiale, di oncologia senologica, di altre situazioni sulle quali andrebbe fatto un lavoro molto stringente, immediato, perché qui rischiamo che nel frattempo che queste situazioni riescano a concretizzarsi, il resto vada così in decadenza e si assisterà allo smantellamento totale del presidio. Ecco, insieme alla comunità saremo tutti comunque a sostenere la necessità di una presenza in loco del pronto soccorso e della chirurgia, che sono le condizioni indispensabili per poter mantenere aperto e funzionante questo presidio. E quindi parallelamente richiediamo un lavoro veramente più sinergico, più incisivo. Prima la Presidente faceva riferimento alla discussione che sul piano sanitario regionale si sta attuando. Ecco, forse è un po' tardivo questo lavoro di concertazione e di condivisione. Da tutta la regione si sono mosse critiche importanti, a partire dall'università, che in qualche maniera ha dato dei segnali negativi rispetto a questo piano. Quindi la nostra raccomandazione è quella di correre, perché nel frattempo veramente noi vediamo sempre più umbri costretti a fare ricorso alla privatizzazione, alla medicina privata. Questo non è più sostenibile e, siccome siamo una delle poche regioni in zona bianca, come spesso ci piace ricordare, vuol dire che potremmo essere anche una di quelle che, prima delle altre, su questi elementi mette l'accelerazione e prova a dare risposte concrete agli umbri. Quelle risposte che in una regione che ha le caratteristiche di un'area interna devono avere il coraggio di rispondere alle istanze di piccole comunità, di piccoli ospedali che nel nostro territorio sono disseminati, con le classificazioni che la normativa ci permetterà, con le specializzazioni che andremo, spero, a condividere e in qualche maniera a realizzare nell'interesse degli umbri. Grazie. Oggetto numero 33, interrogano i consiglieri Puletti e Mancini. Risponde l'assessore Morroni. Intendimenti della Giunta regionale riguardanti l'ambito territoriale di caccia numero 3, provincia di Terni. Puletti, replica sempre lei o Mancini? No, replica il consigliere Mancini. Perfetto, sì. Prego consigliera Puletti. Grazie Presidente. L'obiettivo e l'intenzione con la quale, assessore, oggi io presento questa interrogazione, che poi verrà replicata dal collega Mancini, è quella di tutelare la regione Umbria all'interno dell'ambito territoriale della caccia della provincia di Terni, alla luce della sentenza della Cassazione del novembre scorso, con cui la Suprema Corte ha respinto il ricorso di alcuni amministratori di questo organismo gestionale. Senza dilungarmi troppo sulla questione, che sicuramente lei, assessore, ha piena contezza, credendo anche che questa non sia comunque la sede opportuna per entrare nei dettagli, ma alla luce di tutto questo c'è una questione fondamentale che emerge da questa sentenza, ovvero il fatto che gli amministratori degli ATC a livello nazionale non devono rendere conto solamente ad alcune associazioni e categorie, quindi solo agli agricoltori o ai cacciatori, di come spendono i soldi pubblici, ma lo devono rendere conto ai cittadini, nel nostro caso agli umbri. Considerato anche che, tra le altre cose, alcuni membri dell'ATC3, il cui ricorso è stato respinto, hanno ricevuto il loro incarico prima che questa giunta avesse l'onore e l'onere di insediarsi, le chiedo le modalità e le iniziative che l'esecutivo regionale intenderà mettere in campo affinché questa situazione, in seno all'ATC3, trovi una definitiva soluzione e che lo stesso ente torni a svolgere serenamente, con profitto, in un clima di fiducia, i compiti che la normativa vigente regionale in materia gli ha affidato come garanzia. Grazie Presidente. Vicepresidente Morroni, prego. Sì, grazie Presidente. Consigliera Puletti, si ricorda che il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia è formato da rappresentanti degli enti locali, 3 della Regione e 1 dell'ANCI, delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. La Regione, con decreto del Presidente, provvede a nominare i componenti del comitato di gestione su designazioni delle associazioni rappresentate. La Regione attua un controllo sugli atti del comitato,
al fine di verificarne la corrispondenza con le finalità e le previsioni del piano faunistico venatorio. La Regione può stabilire la decadenza del Comitato in caso di inerzia, previa diffida o in caso di impossibilità di funzionamento. In riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, la numero 33845 del 2021, pubblicata in data 12 novembre 2021, citata nell'interrogazione in questione, si fa presente che la legge regionale, la numero 11 del 95, all'articolo 3 bis, comma 2, dispone, recito testualmente, è altresì incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge colui che la Corte dei Conti ha condannato con sentenza definitiva al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non ha ancora estinto il debito. Sulla base delle disposizioni appena citate, il Servizio Foreste, Montagne e Sistemi Naturalistici e Faunistica ha provveduto ad inviare una nota in data 15 dicembre 2021, con la quale si invitava la persona in questione, presidente della TC numero 3, a rimuovere entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata ricevuta in ritorno la causa di incompatibilità mediante estinzione del debito. A seguito di ciò, in data 3 gennaio, con PEC 3 gennaio 2021, con PEC protocollo 568 del 2022, il presidente della TC3 comunicava di aver provveduto già in data 13 dicembre 2018 al pagamento mediante bonifico bancario a favore della TC3 della somma di 2.832,34 euro, di cui 2.416,19 per sentenza di condanna numero 133/2015. Ed euro 319,14 per sentenza di condanna al 298 del 2018. Pertanto la causa di incompatibilità di cui al citato articolo 3 bis della legge regionale 1195 è stata rimossa con l'estinzione del debito. Da ultimo, in riferimento ad alcune questioni sollevate circa l'operato della TC3, come per esempio la sostituzione dei membri dell'ufficio di presidenza e la sostituzione dei referenti dei distretti di caccia di selezione, dalle verifiche effettuate è emerso che il citato TC numero 3 abbia agito nel rispetto della normativa di riferimento e delle proprie competenze. Grazie. Prego, consigliere Mancini. Grazie, presidente. Allora, c'è la legge, ci sono i regolamenti che ci mancherebbe che debbano essere rispettati, siamo qui a vigilare e cercare di applicarli il più possibile, però c'è un aspetto politico, assessore, che la sentenza della Cassazione ha stabilito la natura pubblicistica dei fondi gestiti dalla TC, quindi un fatto tra l'altro che ha fatto giurisprudenza. Ora, politicamente è successa una cosa, assessore, che questi fatti hanno messo in imbarazzo la politica, compreso lei, compreso anche questo consiglio. Perché alla fine quello che è successo, c'è qualcuno che ha fatto una cosa che una sentenza ha stabilito essere non corretta. Politicamente questo però viene meno al rapporto di fiducia, che mette in imbarazzo la politica, questo consiglio, anche lei, perché in qualche maniera il buon cuore, al di là del rispetto della legge, della norma, delle possibilità di risarcire, di chiudere, diciamo non è secondario il fatto che i vertici devono dare le dimissioni. Questo non è avvenuto, ma perché non è avvenuto? Perché la legge non in qualche maniera glielo consente, però c'è il fatto politico, il mondo venatorio non l'ha presa neanche bene e hanno scritto pubblicamente che questo rapporto di fiducia non è poi così oggi conclamato. Allora, con tutto quello che ne consegue, perché alla fine prima abbiamo sentito la Presidente, Assessore, parlare di grandi risultati sulla ricostruzione, ma lo sa perché è avvenuto questo? Perché sono cambiati gli attori, la politica e chi in qualche maniera dirige quella ricostruzione. Sul mondo venatorio, io le dico la verità, come Lega è dal 2013 che parliamo della TC3, l'ha fatto l'allora consigliere Cirignoni, poi siamo arrivati io e Fiorini, abbiamo parlato della TC3, oggi siamo qua ancora a parlare della TC3. Se vogliamo, diciamo, restituire un ambiente sereno, la politica deve cercare di cambiare anche
coloro che oggi, al di là del rispetto delle norme, che nessuno dopo la sua replica mette in discussione, però alla fine è il momento di cambiare. Quello che chiede la politica, cioè nel momento in cui c'è una frizione mancata di rapporto di fiducia tra gli attori principali, che è il mondo venatorio, come abbiamo scritto anche noi a livello politico, raccogliendo quelle che sono dichiarazioni importanti di importanti associazioni, quello che può fare la politica è cercare di cambiare, compreso i vertici della TC. Grazie.